è che noi abbiamo due canali Facebook, uno dell'associazione ISFA, basta cercare ISFA con due I, che è quello generico, e poi abbiamo invece un canale che si chiama ISFA Educational, che è coordinato dal dottor Caiani, che segue il tema del progetto ISFA Educational, che è un progetto che ISFA per le scuole, per i genitori, per l'educazione, diciamo, alla materia, e quindi è un po' più sociale, diciamo, è una parte un po' più sociale dell'associazione, fermo restando che facciamo tutto in volontariato ovviamente, però una parte ancora un po' diversa rispetto a quella investigativa. Cerchiamo di andare sulle fasce deboli per aiutare un pochettino prima delle patologie. Noi siamo comunque professionisti che spesso si occupano della patologia del sistema, cioè l'indagine si fa dopo che c'è stato un illecito, un qualcosa di particolare. Ecco, noi tentiamo con questo piccolo contributo che diamo con l'ISFA Educational alla parte di prevenzione, diciamo così, la parte un po' prima, ecco, di una patologia. Per chi non fosse iscritto come socio, un'altra comunicazione che è importante da dare è che l'associazione è aperta a tutti. L'associazione non è aperta solo a chi per lavoro fa questo, non è un'associazione di categoria, non è un ordine, non è niente, è un'associazione normalissima, no profit, aperta a tutti, quindi iscrivetevi, anche se siete qui probabilmente siete interessati alla materia, quindi andate su isfa.net, è tutto online, l'iscrizione si fa tutto online, ci sono anche le quote, è previsto una quota molto bassa per gli studenti universitari, è prevista una quota più bassa per le forze dell'ordine, vedete sul sito e vi iscrivete. I soci ISFA sono delle persone che hanno la passione di questa materia, non sono necessariamente dei professionisti. Facciamo dei seminari gratuiti per i soci e chiusi solo per i soci, su Milano, Roma, faremo anche a Foggia, oltre a questo evento, Benevento, Cuneo, in varie città d'Italia, Lecce, Bari, quindi facciamo dei seminari, la maggior parte sono una decina tra Roma e Milano, di 4 ore il venerdì pomeriggio, e sono seminari molto formativi perché si entra, sono due, di solito due materie, 2 ore e 2 ore, che si fanno il venerdì, che servono a insegnare delle nuove tecniche, quindi ci sono dei relatori che fanno 2 ore e 2 ore mescolando giuridico e tecnico, gli stessi argomenti che più o meno conoscete della materia sono approfonditi in un contesto più piccolo, seminariale, oltre che altre iniziative che, se vi iscrivete, avrete modo di apprezzare. Bene, credo che intanto con queste mie chiacchiere abbiamo consentito, diciamo, di accomodarci tutti e prima di... Prego. Allora, le slide sì, ovviamente ci sarà anche il video, ovviamente con le slide anche. Le slide le metteremo sul sito dell'ISFA, e non so in che altra forma, poi lo vedremo. Sì, l'abbiamo detto prima. Sì, ci vuole qualche giorno perché dobbiamo dare tagli un po' delle cose, perché ci sono tanti momenti morti e la telecamera è sempre accesa, quindi dovremo fare un minimo di montaggio, quindi aspettatevi, a metà della settimana prossima ci sarà il video. Bene, a questo punto facciamo altre due cosette prima di riniziare. Noi abbiamo annualmente, diamo un premio. Questo premio si chiama Premio Saviotti. Saviotti era un sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Roma, poi ovviamente aggiunto, era un aggiunto in effetti, è scomparso prematuramente, si è occupato tra i primi in Italia di indagini informatiche. Per noi era un punto di riferimento, per qualcuno era un amico, è una persona comunque molto preparata. Noi ogni anno abbiamo istituito il Premio Saviotti, d'accordo tra l'altro con la famiglia,
in alcuni casi addirittura un familiare lo ha consegnato, è venuto ai nostri forum, specialmente su Roma, in particolar modo quando l'abbiamo fatto su Roma, per consegnare il premio. E quindi ogni anno diamo a una persona, a un professionista, a una persona, a un'eccellenza, diamo questo premio. A questo punto io chiamo Stefano, che seguirà, ci sarà un filmato che adesso partirà, che spiegherà un attimino chi è Saviotti, e poi lascio quindi subito la parola a Stefano, che curerà un attimino questi pochi minuti del premio. Un attimo solo, grazie Gerardo. Allora, nel 2012 Saviotti ci lascia, era un amico di ISFA, era interessato alle materie dell'informatica forense, e tra i primi nella magistratura ad occuparsi, insieme ai giovani sostituti che in quel momento poi cominciavano a fare indagini informatiche, si occupava di terrorismo e di criminalità informatica. Personalmente l'avevo conosciuto, qui in sala tra l'altro c'è anche Marco Calonzi, che invito qui sul palco, che lo conosceva molto bene perché era stato consulente in molti procedimenti, in molte indagini. Molti anche dei magistrati, qualcuno anche qui presente come il dottor Cagliani lo conosceva, aveva avuto modo all'inizio della sua carriera di conoscerlo e di frequentarlo e di apprezzarne soprattutto alcune qualità. Allora, faccio partire il video e poi vi spiegherò a chi quest'anno andrà, secondo ISFA, ogni anno dal 2013 l'abbiamo fatto, il premio Saviotti. No, aspetta che dobbiamo vedere se... Era molto amato anche delle forze dell'ordine che lavoravano con lui proprio anche in materia di criminalità informatica, e ha cercato di fare in modo che anche queste, mano a mano, e i corpi dedicati si specializzassero in questa materia, affinando anche le indagini, anche suggerendo molte strategie e molte cose. Abbiamo fatto all'università a Roma, l'ho invitato a fare alcune lezioni, ed era tante volte simpatico vedere come ci scambiavamo i ruoli e parlavamo di questioni giuridiche. Ecco. Ma anche le prime risultanze dell'informativa di polizia giudiziaria. L'ultima volta si è concesso a noi di Sky TG24 ed è stata una delle rarissime apparizioni televisive. C'erano appena stati gli scontri di Roma del 15 ottobre e lui, magistrato esperto di dinamiche sociali e spinte eversive, si era posto anche di fronte a questa nuova onda di indignati, degenerate e sfociate in un'inchiesta con equilibrio, calma, pugno duro e umana comprensione però per le angosce e le paure della gente che aveva riempito le strade della capitale. Le vicende che sono sotto gli occhi di tutti, ma anche le prime risultanze dell'informativa di polizia giudiziaria. L'ultima volta si è concesso a noi di Sky TG24 ed è stata una delle rarissime apparizioni televisive. C'erano appena stati gli scontri di Roma del 15 ottobre e lui, magistrato esperto di dinamiche sociali e spinte eversive, si era posto anche di fronte a questa nuova onda di indignati, degenerate e sfociate. Equilibrio, calma, pugno duro e umana comprensione però per le angosce e le paure della gente che aveva riempito le strade della capitale. Pietro Saviotti, procuratore aggiunto di Roma e capo del pool antiterrorismo, posto che aveva ereditato dal magistrato Franco Ionta, diventato capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, si era dedicato a tante indagini anche sul mondo ultra e contro quel teppismo aveva sempre utilizzato e preteso fermezza anche e soprattutto dalla polizia giudiziaria, agenti della Digos e carabinieri del ROS che lavoravano con lui quotidianamente. Oggi, dopo le 16.30, un malore improvviso a 56 anni. L'omicidio d'Antona, le nuove BR, i sequestri di italiani in Iraq, le spy story, le violazioni informatiche, ultimamente gli era toccato di provvedere al fascicolo sul latitante Walter Lavitola. Ma prima di ogni cosa Saviotti era attento ai mutamenti della società, a quel malessere che può fare da incubatrice per progetti di terrorismo. Non ti dava notizie neppure a pagarle oro se c'era un'indagine in corso, ma per scambiare idee e impressioni sulle cose di questo mondo, fra una sigaretta e l'altra e un caffè, la porta del suo ufficio era sempre aperta. Fra testi giuridici, il codice penale sul tavolo, il computer sempre sott'occhio, parlava poco, ascoltava molto e la legge era al di sopra di tutto. Chiara Cerqueti, Sky TG24.
Allora Marco, 15 secondi ce li hai per ricordare un attimo la tua esperienza, insomma, di aver lavorato accanto a Pietro Saviotto. Sì, buongiorno a tutti. Io ho avuto il privilegio di conoscere il dottor Saviotti e di collaborare con lui quando ho proprio iniziato la mia attività di consulente. Ero giovanissimo, avevo da poco conosciuto l'avvocato Aterno che mi ha introdotto all'interno di ISFA e di questo mondo molto interessante che è la Digital Forensic, e insieme appunto all'avvocato Aterno io già collaboravo con la procura in qualità di tecnico, ho potuto appunto conoscere il dottor Saviotti. Una persona di estrema umanità, la sua elevatura come magistrato, ci sono le carte che parlano per lui, però oggi vorrei ricordarlo proprio come persona, un procuratore aggiunto che mi faceva appunto entrare nel suo ufficio e come una persona con la curiosità di un bambino mi chiedeva informazioni circa questa nuova evoluzione del mondo informatico. Ecco, se lui fosse qui oggi direbbe a i giovani di questa splendida università, direbbe di coltivare sempre la curiosità, perché lui, nonostante la sua appunto importanza anche come ruolo ricoperto, ricordo appunto che nell'ultimo periodo era procuratore aggiunto responsabile del pool antiterrorismo a livello nazionale, lui era il primo a mettersi all'ascolto di tutti gli operatori di polizia giudiziaria, ma anche di noi consulenti. Io avevo 33 anni mi pare addirittura, o anche qualcosa di meno, e lui, no di meno sicuramente perché era prima, e lui mi ascoltava mentre io descrivevo appunto il mondo fantastico che per me è quello della digital forensic, quindi il suo messaggio ancora oggi sarebbe quello di restare curiosi, di esserlo sempre e di usare questa curiosità per essere il motore per nuove scoperte, che siano nella vita privata ma anche e soprattutto in quella professionale, quindi di non avere paura della difficoltà di queste materie, che è una difficoltà soltanto se la si vede a distanza, ma appunto vivendola di essere assolutamente curiosi. Questo qui è il ricordo e l'insegnamento che mi porterò sempre del dottor Pietro Saviotti. Dunque, vado velocissimo a spiegarvi a chi andrà quest'anno il premio Saviotti. C'è stato un ballottaggio, poi vi dirò i motivi per i quali abbiamo scelto una delle due. La persona alla quale quest'anno andrà il premio Saviotti si è particolarmente contraddistinto negli ultimi anni in questa materia, ma soprattutto ha creato le condizioni per coltivare lo studio, l'approfondimento, la cultura dell'informatica forense in un ambiente complesso, chiuso, assolutamente esclusivo e a volte molto timido ad accettare condivisioni e influenze esterne. Questa persona ha saputo a livello nazionale aprire e convincere, i dati poi ve ne accorgerete, sono davanti a tutti, le informazioni sono davanti a tutti, il suo ambiente ingessato che l'informatica forense, la prova scientifica, era ed è importante e merita studi approfonditi. Appassionato della materia e apprezzato nel suo ruolo in tutti gli ambienti che parlano di prova scientifica, scrive libri, articoli, partecipa a convegni, organizza tante attività con una particolare attenzione ai giovani. Quest'anno è con molto piacere che ISFA vuole consegnare il premio Saviotti alla professoressa Donatella Curtotti. Ho dovuto simulare tutta una serie di cose, anche scrivendo e parlando al maschile, e celando ovviamente l'università, gli esami, le lezioni, perché altrimenti avrebbe capito. Io mi commuovo. Intanto una parola, leggere, no, 30 secondi ce li hai, ma poi basta perché dobbiamo continuare, eh? Dicevo, devi rileggere perché siccome non pensavo essere io non ho sentito bene. Grazie, io mi sono commossa. Grazie. Grazie a tutti, grazie al board, grazie all'ISFA. Grazie. Che dire, è il mio dovere, è spirito di servizio
e l'università fa una cosa che forse ha meno adrenalina rispetto a quello che fate tutti voi, perché non lavora a caldo, non lavora sul campo, no? Lavoriamo a freddo, ma noi lavoriamo sulla mente dei giovani, lavoriamo, forse facciamo il lavoro più difficile, no? Perché riusciamo e proviamo a far sì che il domani non si debba combattere la criminalità, ma questa criminalità si riduca perché la società è migliore. Questo è il nostro obiettivo. E quindi è solo spirito di servizio. Poi veramente io ho trovato non amici, di più, perché quando si lavora con chi è alla stessa, qualcosa che ti muove verso la stessa direzione, beh, abbiamo tutti vinto. E quindi il premio ovviamente è di tutti noi, il premio però, consentitemelo, è mio, ma io sono solo, come dire, la puntina più, che è un po' più in alto. Io vedo qui ovviamente la dottoressa Nocerino, il dottor Tateo e tutta la squadra di questa università che in parte, in buona parte, ha creduto in questa cosa, e quindi grazie. Grazie. Me la devi scrivere. Poi ci faremo una foto, ricordo per la targa, per questo momento. Abbiamo un'ultimissima cosa, noi abbiamo nelle occasioni di incontro, diamo anche le certificazioni. L'ISFA rilascia una certificazione che si chiama CIFI, è una certificazione che rilascia solo l'ISFA, quindi non esistono altri istituti che possono dire che là, perché purtroppo come tutte le cose, allora la CIFI è una certificazione che vale per i punteggi nei carabinieri, cioè la nostra CIFI è solo la nostra, dà dei punteggi per i concorsi da carabiniere, sottufficiale e ufficiale, ovviamente poi andate a vedere il bando, c'è scritto, e quindi qualcuno in Italia sappiamo, così per sentito dire, che dice che rilascia eccetera, non esiste, non abbiamo diciamo oltre noi altri che possono rilasciarla, quindi siamo noi. L'esame è un esame che curiamo noi, sia la parte di formazione ovviamente che la parte di esame, ed è il responsabile della certificazione Giuseppe Mazzaraco, il vicepresidente, quindi se volete poi informazioni sono sul sito isfa.net per i nuovi soci o per chi vuole avvicinarsi e vuole prenderla. È una certificazione che prevede soltanto la teoria e non prevede la pratica, quindi non è necessario saper mettere le mani, però ci sono delle domande che sono le tipiche domande da esame anche del nostro corso per gli studenti, lo dico. A questo punto quindi noi oggi rilasciamo la certificazione a Giuseppe Rinella, che se ci raggiunge lo ringraziamo. Grazie. Poi te ne daremo una stampata a me più carina. Bene, diciamo, questo è soltanto un simbolo. Grazie, è un momento importante per te, hai raggiunto un altro obiettivo e speriamo di rivederti ancora più a bordo dell'associazione per poi portare altri al tuo stesso livello. Grazie, grazie ancora. Complimenti. Arrivederci. Riprendiamo la lezione. Bene, sì, dopo lo facciamo, dopo facciamo tutte le foto, siamo un po' in ritardo. Allora, riprendiamo sinteticamente la parte di Bitcoin. Se vedo che vi allungate, vi comincerò io a tagliare, farò il tagliatore. Facciamo velocemente concetti fondamentali e poi saltiamo alla parte sul sequestro, senza dilungarci in altre parentesi. Mettetti una scheda intera, grazie. Allora, i primi concetti da conoscere parlando di Bitcoin dal punto di vista del funzionamento sono l'indirizzo pubblico e la chiave privata. L'indirizzo pubblico è assimilabile a un IBAN bancario, velocemente, ed è quello che identifica un utente identifica un utente che utilizza Bitcoin, mentre la chiave privata possiamo assimilarla al PIN, ma alla password per poter usare il nostro conto corrente, diciamo. La chiave privata è quella che consente di spendere Bitcoin associato a un indirizzo. E, cioè, possiamo assimilarla a un titolo al portatore. Chi ha la chiave privata, che è abbinata a un indirizzo pubblico, può spendere Bitcoin prendendo su quell'indirizzo pubblico. Non esiste un proprietario della chiave privata registrato. Chi ce l'ha può utilizzarlo. Questo è un problema anche di sicurezza, perché nelle statistiche degli ultimi 2 anni sono milioni di euro
le frodi su Bitcoin. Cioè Bitcoin non viene solo utilizzato ovviamente come strumento di pagamento, ma anche esso stesso è attaccato. Non il sistema in generale, ma i singoli utenti vengono attaccati col phishing classico o con altre tecniche per ovviamente svuotargli il wallet. Indirizzo pubblico, può avere associati più o meno Bitcoin e concettualmente i Bitcoin non sono sull'indirizzo Bitcoin, ma un indirizzo ha la possibilità di spendere determinati Bitcoin. E poi esistono vari formati in cui si presentano, velocemente, poi li vediamo anche dopo. E la chiave privata, che si è capovolta, questo è un esempio di una chiave privata, quello che viene generato è complicato. La chiave privata è utilizzata per ricevere l'indirizzo pubblico. Ok, dalla chiave privata. Per ricavare l'indirizzo pubblico. Viene generata in maniera pseudo casuale una chiave privata e applicando funzioni matematiche alla chiave privata viene ricavato alla fine l'indirizzo pubblico che siamo abituati a vedere. E serve per firmare le transazioni, quindi quando abbiamo un indirizzo pubblico con disponibilità di Bitcoin per poterli inviare. Noi firmiamo la transazione con la chiave privata, noi in realtà se ne occupa i software che utilizziamo, se ne occupa. E dietro la mia detta, grazie. Allora, altri concetti fondamentali sono qui, transazione e wallet. La transazione è il procedimento che trasferisce la disponibilità di Bitcoin da un indirizzo ad un altro, mentre il wallet è uno strumento che semplifica la gestione dei Bitcoin. È un concetto astratto, non c'è un wallet può essere un software sul computer, sul telefonino, qualsiasi cosa, che gestisce uno o più indirizzi Bitcoin, ma da nessuna parte è scritto che quegli indirizzi sono legati nello stesso wallet, è un'astrazione. Anche per firmare una transazione, che sono calcoli matematici strani, diciamo, non ce ne occuperemo noi, ma sarà il wallet che automaticamente è in grado di firmare la transazione e inviare Bitcoin all'indirizzo che noi indichiamo. Questo è un esempio di come si presenta una transazione. La transazione ha un identificativo univoco, un indirizzo mittente, uno o più indirizzi mittenti, uno o più indirizzi di destinazione e un importo che viene trasferito. Questo è il totale trasferito, un indirizzo ha ricevuto questo, i vari importi e in più una transazione è caratterizzata da una fee, una commissione che viene associata alla transazione e viene data al miner che processerà quella transazione. Adesso vediamo anche il mining. Questo ve l'abbiamo detto. Un concetto un attimo un po' più tecnico sulle transazioni. E un indirizzo, anche se apparentemente può spendere qualsiasi importo di Bitcoin, in realtà l'importo spendibile è vincolato alle transazioni che quell'indirizzo ha ricevuto. Mettiamo il caso, l'indirizzo A vuole inviare 1,3 Bitcoin all'indirizzo B. Quando un indirizzo vuole inviare dei bitcoin, controlla gli UTXO disponibili. Sarebbero gli unspent transactions output disponibili, ovvero le transazioni che ha ricevuto e che ancora non ha speso. Nell'esempio, l'indirizzo ha ricevuto una transazione da 0,9 bitcoin, una da 0,6, una da 0,5, una da 0,1. Può scegliere tra questi 4 UTXO quelli da impiegare per poter inviare 1,3 bitcoin all'indirizzo B. Nel nostro esempio scegliamo questo e questo per un totale di 1,4 bitcoin che vengono spesi. 1,3 andranno all'indirizzo B e 0,1 sarà il resto che tornerà su un nuovo indirizzo, sullo stesso indirizzo e sarà nella disponibilità dell'utente che ha anche l'indirizzo A. Questa è una cosa sul funzionamento un po' più particolare che servirà poi per poter raggruppare indirizzi tra di loro, però non ci dilunghiamo troppo su. Wallet abbiamo detto e scusa, passa un attimo indietro perché sei andato su una cosa complicata, questa invece è una cosa semplice, sì, che forse è più utile. Allora, sì, quella forse un attimo. Il wallet è il portafoglio in italiano, no? Cioè alla fine esiste questo, diciamo, il wallet. I wallet sono una semplificazione perché una persona può avere tanti indirizzi Bitcoin, lo stesso utente, e quindi alla fine per semplificare questi wallet desktop, mobile, online sono di fatto dei software, diciamo nella semplificazione massima, scusate se non sono super tecnico, però è importante che ci capiamo. Allora, esistono dei software
che sono sul cellulare o sul computer o web, come il sito della banca, per capirci, dentro ci sono dei portafogli dove ci possono essere più indirizzi Bitcoin, dai quali io posso far partire o ricevere le transazioni. Quindi il raggruppamento degli indirizzi di fatto è astratto, non è legato all'utente, diciamo, il wallet è una forma, diciamo, semplice di unione di questi indirizzi. È importante, diciamo, questo, perché a volte si dice, si crede wallet uguale indirizzo, esatto. C'è questo errore, diciamo, semantico, ma in effetti uno può avere un wallet e dentro vari indirizzi, è come se io in tasca c'ho tanti soldi diversi che posso poi spendere, ovviamente. Prego. Velocissimo. Beh, 6% è già alto. Prego. Perfetto. Allora, wallet, quella di dopo. Esistono di vari tipi: desktop, mobile, online, paper wallet e wallet hardware. Velocemente, sì. Wallet desktop è un software che installiamo sul computer. Questi sono esempi velocemente. Da qui mettiamo l'indirizzo verso cui vogliamo inviare Bitcoin, l'importo. Basta cliccare invia alla fine e parte la transazione. Questo è un altro esempio. Qui questo wallet gestisce tutti questi indirizzi Bitcoin. Sono tutti indirizzi separati apparentemente e sono raggruppati solo sul mio software. Io posso anche usare un indirizzo separatamente per conto suo, non è un raggruppamento, non c'è un legame tra nessuno di questi indirizzi realmente. Sì. Questo è un wallet mobile, semplicemente un wallet installato sul nostro telefonino. E va distinto dalle applicazioni dei wallet online invece, perché wallet online offre anche le app per cellulari, ma sono semplicemente dei client, non è un vero wallet installato sul telefonino, perché non presenta i dati nel nostro telefonino. In wallet online tutte le informazioni sono all'interno dei database di chi fornisce il servizio, in questo caso è Coinbase. Esistono tantissimi Bitcoin, diciamo, sono nostri finché Coinbase è d'accordo, perché realmente noi stiamo affidando a Coinbase i nostri Bitcoin e la gestione. Il vantaggio che abbiamo è che possiamo accedere da qualsiasi browser, qualsiasi computer ai nostri Bitcoin. Altro esempio sono i paper wallet, velocemente sono i wallet su pezzo di carta, è un pezzo di carta su cui abbiamo l'indirizzo pubblico e la chiave privata. Lo sapevate quindi che Bitcoin sono pure di carta? Volevamo tutto digitalizzare, poi alla fine abbiamo Bitcoin di carta, è incredibile. No, questa è una soluzione particolarmente apprezzata perché in tal modo, una volta generato e stampato il paper wallet, se facciamo tutto come si deve, non esisterà nessun dispositivo elettronico su cui è presente la chiave privata per spendere i nostri Bitcoin. Quindi una volta messi dei Bitcoin su questo indirizzo e custodita la chiave privata in maniera idonea, e nessuno potrà spendere i Bitcoin di questo indirizzo. È una specie di gratta e vinci. Quindi chi lo trova vince. Gratti. Altro esempio sono i wallet hard, sono dispositivi che si occupano di gestire le chiavi private velocemente. Ce l'hai pure quella che si spezza? Ah. Eccola qui. Ecco. Questa è OpenDime, questa qua è una volta collegata al PC. Basta caricarvi sopra un qualsiasi file che inizializzerà la generazione dell'indirizzo pubblico e della chiave privata e darà poi disponibile un indirizzo pubblico. Nel momento in cui vogliamo conoscere anche la chiave privata, dobbiamo in questo caso premere il pulsantino, nella versione più nuova spezzare un pezzo che sta al centro della chiavetta e ricollegarlo al PC e vedremo anche un file con la chiave privata, che poi potremo importare in un wallet di quelli desktop e poterla spendere. E su quale scegliere andiamo dopo. Quindi di fatto questi stanno diventando dei wallet fisici alla fine anche, per poi mettere dentro i Bitcoin. E altri concetti che dobbiamo conoscere: il primo è quello di blockchain, è un registro pubblico distribuito e mutabile e contiene tutte le transazioni effettuate dalla prima all'ultima e per sempre. Registro pubblico vuol dire chiunque ha possibilità di consultarlo. Distribuito significa che non esiste un'unica copia della blockchain, ma chiunque
vuole installare il software nativo di Bitcoin, Bitcoin Core, avrà sul suo PC una copia completa della blockchain e potrà verificare le transazioni direttamente sulla sua blockchain, e in tal modo, anche se uno altera una delle sue copie delle blockchain, ci saranno altre migliaia di copie che confermeranno che quella copia alterata non è valida. Altro concetto in mining sono procedure matematiche che validano le transazioni. Praticamente, quando invio una transazione, questa va in un cosiddetto mining pool, è una coda di attesa delle transazioni. Il miner può scegliere quante transazioni ritiene opportuno tra queste, inserirle in un blocco di transazioni e, tramite procedure matematiche più o meno complicate, può rendere questo blocco valido e provare ad attaccarlo alla blockchain. Se tutti gli altri nodi della rete accettano questo blocco attaccato, il miner ha vinto la sfida, la proof of work si chiama questa sfida, attacca il nuovo blocco alla transazione e vince la ricompensa di 12.5 bitcoin ad oggi. Sono un po' veloce da capire come concetto, purtroppo. Questo è un aspetto importante, la blockchain, perché è la, chiamiamola, tecnologia sulla quale si basano questi strumenti. La blockchain è utilizzata anche in altri settori e si sta utilizzando anche in altri settori, anche nella sicurezza. Per esempio la blockchain è utilizzata, IBM la utilizza per la tracciabilità degli alimenti, per la tracciabilità della merce, perché questo registro poi diventa un registro pubblico non modificabile e che quindi può essere utilizzato per quello che vogliamo metterci dentro. Nel caso di Bitcoin ci sono le transazioni di Bitcoin, ma possiamo mettere anche altro, diciamo, in modo che sappiamo che quella transazione un singolo utente o una singola organizzazione non può andarla a modificare, e quindi è un qualcosa di pubblico. È chiaro che il punto debole è che è pubblico, cioè tutte le transazioni Bitcoin, tutte, sono pubbliche. Mentre l'estratto conto devo andare alla banca a chiederlo, nel caso della blockchain no. Cosa manca in un'attività investigativa? Manca chi è il nome e cognome dietro quel codice lunghissimo. Questo è quello che manca e che l'investigatore deve scoprire. Ma la transazione tra un indirizzo e un altro è pubblico, la cifra, tutto. Okay. Abbiamo chiesto se come moneta al posto dell'euro. Il 48% ha detto sì e il 52% ha detto no, quindi siamo molto dibattuti. Interessante. Comunque, questo è l'esempio, diciamo, i vari miner che scelgono varie transazioni, inseriscono i blocchi, il primo che riesce a fare un blocco valido può attaccare il suo blocco alla catena di blocchi delle transazioni, questa è la blockchain. Ogni blocco contiene al suo interno l'identificativo del blocco precedente, in tal modo ogni blocco è sempre legato al precedente, e se io sostituissi un blocco al centro della blockchain inserendoci transazioni a mio favore o modificate per qualsiasi motivo, il blocco successivo già generato contenerebbe riferimento al blocco corretto, non al mio blocco alterato, il mio blocco non sarebbe valido e la mia blockchain diventerebbe invalida, non verrebbe accettata dagli altri utenti della rete. Abbiamo detto. E questo qua è un esempio di transazione con cui viene dato la ricompensa a un miner. Le transazioni di ricompensa, quelle con cui vengono generati i nuovi bitcoin, sono chiamate transazioni Coinbase e si riconoscono perché non c'è nessun indirizzo nell'input della transazione. In questo caso l'importo che riceve questo indirizzo, che è del miner, è 12,6 bitcoin, vuol dire che 12.5 bitcoin è la ricompensa data al miner, mentre c'erano 0,1 rotti bitcoin che sono le commissioni pagate dagli utenti per l'effettuazione della transazione. E come ottenere bitcoin velocemente? Giustamente. Mining? Allora, mining, che può essere fatto in vari modi, possono essere acquistati presso soggetti. Però non pensate, adesso andate a casa e fate il mining per creare i bitcoin, che è una delle grandi questioni. Ci vuole una, diciamo, un'architettura abbastanza articolata e costosa,
e in alcuni paesi del mondo in effetti è più vantaggioso che in altri. In Italia la corrente elettrica che ci vuole per fare questa roba costa di più rispetto ai bitcoin, ve lo dico subito così evitate di fare i miner da domani, perché comunque con un computer o con delle attrezzature che si possono comprare alla fine si fanno 3-4 euro di bitcoin al mese, togliendo poi le spese di energia elettrica praticamente si va sotto. Ho andato a scrocco con l'energia elettrica, però l'università tutta la... sono le prese di corrente qua, possiamo iniziare a... allora, altrimenti possiamo acquistarli presso vari soggetti, così ti cambia valute di exchange, vengono chiamati, accettano altre valute virtuali o i soldi in valuta legale e in cambio danno bitcoin o qualsiasi altra valuta che scegliamo. Possiamo scegliere di accettare pagamenti in bitcoin, ad esempio se vendiamo qualsiasi cosa subito, cosa di usato, abbiamo un negozio online, possiamo scegliere tra i pagamenti anche quello in bitcoin, oppure possiamo rubarli. Sì. Comunque la cosa più semplice è che prendete i soldi dal conto e li cambiate in bitcoin, ecco, per se volete proprio... Vari tipi di mining adesso non... Vabbè, andiamo più veloce a questo. E chiaramente, torno un attimo, c'è solo un punto a livello investigativo importante. Allora, l'exchange è quel soggetto che intermediario di fatto dove si va a fare lo scambio. Io ho 100 euro dal mio conto e vorrei il controvalore in bitcoin sul mio indirizzo bitcoin. A un certo punto questo exchange mi chiede ovviamente dei documenti, devo aprire una sorta di conto, tra virgolette, e mi apre questo, chiamiamolo wallet, con degli indirizzi o l'indirizzo solo. Il Know Your Customer, il primo che c'è scritto sopra, è importante ai fini investigativi, perché il Know Your Customer è una terminologia internazionale per dire cosa chiedi all'utente per aprire un bitcoin, per aprire un indirizzo. Gli chiedi il documento, ma fai dei controlli ulteriori? Lo vedi in faccia, oltre che il documento via fax? Cioè, vedi se quella foto del documento è la stessa di quello che al limite mi sta in chat, in Skype? Perché al limite l'exchange può stare a Hong Kong, dove io vado ad aprire il bitcoin. Quindi questo tema del New York Customer non è normato, perché il sistema in generale non è normato. E quindi ci sono dei codici di autoregolamentazione di questi exchange. Ce ne sono alcuni più seri, tipo Coinbase, per esempio, è stato nominato prima, che è anche quotato in borsa. Ce ne sono invece alcuni un po' più, diciamo, borderline. Sono tutti validi, però, è chiaro. I software di investigation, quelli più buoni, danno anche un ranking sul Know Your Customer Policies, cioè danno un ranking se i controlli che vengono fatti per aprire un bitcoin sono più o meno vicini a regole di antiriciclaggio, per esempio, regole similari, e quindi se fanno dei controlli sia, diciamo, quelli che in Italia sarebbero quelli della 231 del 2007, quindi la normativa antiriciclaggio sulla, diciamo, sul soggetto, controlli prima di tutto, diciamo, sul soggetto e poi controlli sulle transazioni. E quindi è importante, perché è chiaro che l'exchange può avere copie dei documenti, può avere delle informazioni a livello investigativo, però è chiaro che spesso questi soggetti sono all'estero e quindi si pongono tutta una serie di problematiche che affronteremo probabilmente a breve, nella mattinata. E quindi questo è importante, diciamo, questa figura aziendale, chiamiamolo così. Prego. Sì. Infatti, giusto come esempio velocemente, questo è il momento in cui su Bit2Me, uno degli exchange dei tanti che esistono, all'iscrizione fa la faccia di convalida di identità e richiede di caricare una foto nella propria carta d'identità. Poi esistono tante procedure, conferma del numero di cellulare, l'invio di un selfie col documento visibile, ce ne sono ognuno le sue metodologie. I dati informatici, velocemente, quelli che solitamente portano a tenere bitcoin, si possono essere virus che rubano bitcoin dai wallet installati sui PC delle vittime, i ransomware sono famosi, quelli che cifrano tutto il PC, che danno un riscatto in bitcoin per fornire la password,
phishing è classico, sextortion sono quelle mail di recente che arrivano a tutti, che dicono che abbiamo visto cose immonde del nostro PC, se non paghiamo Bitcoin diffondono i video. E attacco alla rete, questo è più complicato, un attacco alla rete Bitcoin che ho rete di qualsiasi valuta virtuale che consente di alterare le transazioni, però sorvoliamo. Non entriamo su tutti questi per questione di tempo, ovviamente poi le slide ci sono, ma sono cose, come dire, che conoscete. Non so se hai altro da fare, ma salterei al sequestro direttamente. Perfetto, perché diciamo veramente 2 minuti, perché vorrei iniziare la disquisizione con gli altri relatori. Ovviamente Banca d'Italia troverete, ci sono questioni sulla Banca d'Italia, anche le banche stanno pensando la loro criptomoneta, perché si sono resi conto, all'inizio le banche contrastavano, con gli anni si hanno capito che può essere uno strumento nuovo, diciamo, di pagamento ufficiale, e quindi si sta ragionando, alcune banche stanno ragionando per diventare loro degli exchange, per fare i cambi, come cambiate dollari, euro e viceversa. Come si carica il Bitcoin? L'exchange vi dà un IBAN per caricare, vi fa fare un bonifico con dentro la causale, vi fa mettere delle cose e quindi così caricate. Quindi alla fine fate una transazione bancaria spesso per caricare la prima volta il Bitcoin, poi fate i giri dentro il circuito Bitcoin, però il primo giro si fa su un IBAN. Spesso lo stesso IBAN si usa per tutti, quindi non è che ognuno ha un IBAN diverso, loro hanno un IBAN che riceve con una causale, e l'IBAN spesso sono di banche dell'est Europa, almeno quelli europei, ecco, escludendo quelli di Hong Kong e altri che ovviamente hanno IBAN di altra natura. Prego, a questo punto parliamo dell'oggetto, dell'argomento finale, del tema del sequestro di questi Bitcoin. Allora, come mai c'è il problema di come sequestrare Bitcoin? Questa è la domanda che pongo e mi pongo. Qualcuno, ho dato un voto a questa domanda, chiede addirittura se esiste una procedura processuale penale comune in Europa sul dark market. Allora, già una procedura processuale penale comune in Italia non c'è, ed è un problema. Cerco anche di alleggerire il linguaggio, perché poi sono ripreso, quindi devo anche contenermi. Ho avuto la fortuna professionale, perché sono andato proprio da studente, di partecipare lo scorso anno per Eurojust a un seminario di formazione europeo sul come sia facile falsificare monete utilizzando stampanti a colori a casa e comprando ologrammi degli euro sul dark web. E in queste sessioni internazionali, soprattutto europee, noi italiani facciamo un figurone, in questo senso, no? Che c'è la solita slide, e per esempio si scopre che ci sono nel dark market dei gruppi che hanno queste denominazioni. C'è il Napoli Group, che è sostanzialmente diciamo leader incontrastato nella falsificazione, per cui alla fine si fa questa discussione e poi tutti guardano il PM italiano e si aspettano che il PM italiano dica ok, tutto sotto controllo, abbiamo le buone prassi investigative, abbiamo i protocolli, abbiamo sequestrato 150.000 bitcoin ogni giorno, e invece questo non c'è. Quindi dice, c'è il PM italiano che dice ok, tutto sotto controllo, abbiamo molta fantasia, abbiamo delle basi giuridiche solide, scusateci, ci stiamo organizzando. Perché il problema è questo, che se noi parliamo di sequestro di Bitcoin, io faccio questo esempio molto semplice, con 2 frasi chiari. Se io non so che esiste una cosa, non la cercherò mai. Mi rivolgo soprattutto agli investigatori qua presenti. Se io non so come è fatta quella cosa, non la troverò mai. Cioè, è questo il problema, di una banalità assoluta. Però il problema è questo, trasportato a livello tecnologico. Poi ci sono i problemi di
cercare e non trovare una cosa, ci sono in tutte le investigazioni. Io ricordo due esempi, tanto per dire, faccio anche la parte di tranquillità, cioè di dire, sono cose che capitano in tutte le investigazioni, quando magari sequestri la droga, poi trovi lo spacciatore e, che arrestato ti dice che, faccio due esempi reali dalla mia esperienza, che quel mobiletto in legno che abbiamo sottovalutato aveva un doppio fondo fatto da un bravissimo artigiano, e allora siamo tornati e abbiamo disfatto il doppio fondo. O quando fai un'ispezione informatica a criminalità invece rumena, che ti dicono che poi dopo nel rubinetto della cucina che tu avevi visto, dovevi svitarlo e sotto c'era la chiavetta. Voi sapete che i più bravi phisher rumeni gli hard disk li sotterrano in un sacchetto di plastica nel giardino di casa. Allora, questi problemi ci sono, ok? Esistono anche nei bitcoin. Però se qui non sappiamo appunto cosa, che una cosa esiste, cioè se noi non sappiamo che il bitcoin non lo troviamo aprendo una cassaforte, se noi, e quindi abbiamo oggi imparato che c'è il concetto di wallet, primo concetto, e se noi, saputo che esiste il wallet, non sappiamo il wallet come è fatto, non riusciremo mai a cercare questa cosa. Io credo che se noi riuscissimo, e oggi ci siamo quasi, a superare queste due cose, forse tutti abbiamo fatto un passo in avanti. Per cui io credo che il primo tema, e lascerei poi la parola alla discussione, e anche magari qualcuno sconfessa il dato che allo Stato in Italia ci sono stati fatti pochi sequestri. Questo è un dato che pongo come discussione, poi magari invece sarò smentito, ci sono 150 rappresentanti delle forze di polizia che ci diranno che l'hanno già fatti e io tornerò a casa molto più tranquillo. Però io partirei in questo workflow, cosa cercare, come ispezionare questa scena che è digitale e ai tecnici di ISFA che ci seguono già da molti anni, se le migliori prassi che noi abbiamo coltivato, analizzato e anche rielaborato di ispezione e perquisizione informatica hanno bisogno di un'evoluzione per adattarsi a questo nuovo fenomeno dei wallet. Allora, cosa cercare? Cosa stiamo cercando quando dobbiamo sequestrare un bitcoin? L'indirizzo di provenienza, inteso indirizzo bitcoin o indirizzo come fisico? Indirizzo bitcoin. Qualcuno è d'accordo, non è d'accordo? Qualcuno di voi vuole intervenire? Ad esempio, se durante una perquisizione dovessimo trovare 12 frasi su un fogliettino, secondo voi di che cosa si tratta? Una poesia d'amore, che ne sai? Beh, in effetti, allora, vi abbiamo fatto vedere nelle slide quante modalità ci sono per detenere dei bitcoin. Quindi l'indirizzo può essere in varie modalità, può essere in un computer, può essere su carta, abbiamo visto che c'è bitcoin cartaceo, c'è la chiavetta, ci sono quindi quelli fisici. Quindi a questo punto io non devo solo cercare gli hard disk e i cellulari, ma probabilmente dovrò cercare anche altre tracce che mi possono far capire che questo oggetto utilizza dei bitcoin. Ad esempio, se noi troviamo questo bigliettino con 12 frasi sconfusionate, potrebbe essere un sistema di recupero del personal wallet dove all'interno ci sono milioni di bitcoin. Semplice, pezzettino di carta con 12 frasi. Quindi attenzione, durante l'attività investigativa tipica o atipica di polizia giudiziaria, che in queste attività, lo dico agli investigatori, si deve ricercare oltre il dato informatico in sé. Questo può capitare anche in una chat,
Avete visto che sono dei codici alfanumerici lunghi? Dovete sapere identificare che quello è probabilmente una criptomoneta, altrimenti voi non capirete che state cercando questo e state trovando questo. Gerry, posso interromperti un attimo, perché così mi vengono un paio di domande, e cioè mi sembra di capire che, almeno così ho il sospetto, che in questo tipo di indagini tu o hai una segnalazione, come succede sempre, no? E quindi con una segnalazione decidi di intervenire sulla vita informatica di una persona per cercare di tracciare e capire, ma credo che oggi come oggi forse è più frequente che tu la segnalazione te la recuperi da solo perché stai già investigando su altro. Cioè, ho paura che l'indagine sia contemporanea, sia attiva, sia, come si dice, proattiva. E qui veniamo al discorso a monte. Quella che tipo di attività investigativa è? Perché io ovviamente la studiosa la devo catalogare, no? Perché è vero, secondo me il vero nodo è questo. Io non so che esiste, qual è il problema di questo? Che non sappiamo quando è difficile scoprire una cosa, sapere che esiste, abbiamo già perso perché non la cerchiamo. Ma quando non sappiamo com'è fatta, naturalmente sarà probabilmente diabolico andarsela a cercare. Secondo me molte volte viene fuori mentre tu stai facendo un'attività investigativa altra. E allora quella cos'è? E quando te la procacci perché sai che hai il sentore che questo qui usi Bitcoin a fini illeciti, che cos'è? Probabilmente è una sorta di attività atipica, di indagine, che però sfiora qualcosa che è tipo sotto copertura, un'attività sotto copertura. Cioè, c'è una domanda, tu hai aperto. La domanda è: dove arriva quello che purtroppo in Italia non è ammesso? Dove arriva la provocazione? Lo stimolare una reazione che ti dà il dato informativo, allora, che ti serve. C'è un passaggio prima, io avrei messo un'altra domanda ancora prima di cosa cercare. La domanda che io mi faccio sempre in questi casi è: qual è il ruolo del Bitcoin nella mia indagine? Che è un po' quello che stai dicendo tu, cioè il Bitcoin alla fine cos'è per me investigatore? È un provento? È uno strumento? C'è una frode sul Bitcoin, viene utilizzato perché è chiaro che questo cambia lo scenario. Perché io lo devo sequestrare? Cioè a monte io lo devo sequestrare perché? Perché questo soggetto fa un reato per cui poi fa riciclaggio sul Bitcoin, oppure il Bitcoin è frutto di un'altra azione di altra natura? Questo secondo me è la domanda che ci dobbiamo fare ancora prima del cosa cercare, perché poi il cosa cercare è una conseguenza. E poi se ho capito bene ci sono molti attori in questa onion routing, cioè ci sono anche ipotesi in cui tu hai, se non sbaglio, un wallet di custodia, cioè uno che detiene, e quindi il problema del sequestro nasce anche su questo: chi ha la disponibilità, chi o la proprietà, cioè è caos. Che al portatore di fatto un indirizzo, però poi a monte c'è qualcun altro, c'è lui o qualcun altro che ha l'aperto, che non è necessariamente quello che lo usa. Allora, lasciamo rispondere al tecnico, faccio una premessa perché mi sento chiamato in causa come investigatore. Allora, giusta l'ulteriore domanda di Gerardo. Qui stiamo cercando di fare il doppio salto mortale, come nostro stile. Cioè abbiamo inserito un argomento già di per sé difficile, cioè come sequestrare Bitcoin, in una realtà ancora più difficile, cioè di attività sotto copertura nel dark market. Allora, per semplicità, lasciamo da parte questa seconda cosa. Poi, per le forze dell'ordine, quelle più avanzate, vi darò anche dei materiali da recuperare, da studiare, se volete, e quindi così ci portiamo a casa anche un po' di formazione anche un po' più ad alto livello. Quindi consentitemi se mi abbasso un attimo. Cioè, a mio parere, ed è una cosa che ho imparato dalle persone con cui ho iniziato a fare le indagini e anche dal fatto che l'associazione ci invita al dialogo, e quindi è per me naturale, prima di ogni perquisizione, chiaramente delle indagini che contano, trovarci il pubblico ministero, la polizia giudiziaria e il consulente per
rappresentarci la scena da ispezionare e perquisire il giorno prima. Io questo lo dico, è meglio che ci perdiamo 3 ore il giorno prima con la tranquillità piuttosto che il giorno della stessa perquisizione, dove il PM e soprattutto, come tutti i PM, chi ha a che fare con scenari di novità, siamo sempre reperibili al telefono, ma poi il giorno della perquisizione c'è lo stress della perquisizione, l'avvocato che fa giustamente il suo dovere, quindi è meglio prefigurarci prima una cosa. E quindi, ponendo la domanda di Gerardo in questa fase, che non è nulla di giuridico, è molto investigativa, ci aspettiamo meno di trovare Bitcoin come moneta di utilizzo e quindi provento o profitto del reato che gliel'abbiamo già detto ieri? Se la risposta è no, comunque facciamo un ragionamento e poi vedremo come farlo. Quindi secondo me da questo punto di vista è fondamentale andare a verificare la scena il giorno prima. E poi è chiaro che a questo punto c'è un qualcosa da cercare, c'è un provvedimento di ispezione e perquisizione informatica che farà riferimento anche alla possibilità di andare a verificare la esistenza o meno di tracce relative a possesso di wallet, e poi lo diremo alla fine, se io trovo il foglietto e capisco che è qualcosa relativa alla moneta elettronica, devo subito agire, perché poi, come scopriremo, ma già è chiaro dalle slide, la disponibilità di un wallet può essere non solo esclusiva della persona che magari perquisiamo e arrestiamo, ma può essere condivisa con altre persone, e quindi quando poi questo foglietto lo portiamo al pubblico ministero, magari il giorno dopo, e scopriamo che c'era il wallet, i soldi sono già andati da qualche altra parte. Beh sì, diciamo, in questo caso sul cosa cercare in particolare, una risposta buona potrebbe essere dipende, chiaramente. No, dipende. Come fanno gli avvocati che dicono sempre dipende, no? Una parola. Dal punto di vista più tecnico, chiaramente più forme conosco in cui potrete presentarsi Bitcoin, meglio so cosa cercare, meglio sono in grado di riconoscere quello che ho davanti. Poi sul discorso di aspettarmi o meno Bitcoin, chiaramente questo è ampissimo, dipende dalle indagini che ho fatto. Se l'indagine riguarda un venditore del dark web che vende droga per Bitcoin, la possibilità che ci siano è alta, la possibilità di trovarli è un altro paio di maniche ancora. Perché per occultarli esistono tantissimi modi. Già, ad esempio, come detto, una passphrase di 12-13 parole casuali. Non tutti sono in grado di riconoscerla e non sempre sono in grado di usarla, perché sono vari formati, non può essere, non è intuitivo per chiunque riuscire a utilizzarlo. Quindi quindi bisogna avere quello che è l'intuito anche investigativo in questi casi. Quindi non basta la tecnica. Ci vogliono anche i soft skill investigativi, su quelli su cui noi spesso anche in università facciamo riferimento. Individuare le digital evidence è un approccio investigativo. Non vi nascondete dietro al fatto di non essere degli informatici. Questo è un alibi sbagliato. Non vi difenderebbe neppure la professoressa Curtotti da quest'alibi. Perché a un certo punto, cioè alla fine l'investigatore deve aiutare a cercare, a trovare le fonti di prova. Non deve necessariamente essere bravo poi ad analizzare tecnicamente i contenuti. Deve avere quell'intuito giusto. Quindi a questo punto allargate la mente e cercate quello che è da sequestrare. Ma a questo punto arriviamo al cuore probabilmente, dove poi probabilmente anche gli avvocati cominceranno a darci il loro contributo, che è il cosa sequestrare. E come? E come? Uniamoli il cosa e il come, che riusciamo a lavorarci meglio sulla domanda. Cosa sequestriamo e come nel caso dei Bitcoin? Qualcuno di voi vuole contribuire con un pensiero?
che ci sono degli studenti che si stanno portando per la prima volta, quindi quello che abbiamo in televisione, le varie society, abbiamo qua identificato che quindi i corsi che magicamente si aprono, e quindi toccano un intero disco di due minuti, quello che c'è solo un minuto. Vabbè, questo l'effetto CSI l'abbiamo detto più volte, ma mi interessa però che ci concentriamo sulla domanda, cioè, scusami, però è importante perché sennò divaghiamo su altre cose. Cosa sequestriamo dei Bitcoin e come? Sì, anche come spunto di riflessione. Abbiamo qui il nostro cattivone che ha la sua chiave per accedere ai suoi Bitcoin. Voi cosa sequestrereste in questo caso? La chiave o i Bitcoin? A voi. Prego. Soprattutto mi permetto di intervenire, però dal punto di vista della formazione, molto di analizzare proprio per la storia della laboratoria di laurea, alcuni dati, sia del FBI che dalla Polizia di Stato, trovate davvero una... E mi è apparso di capire come in realtà questo che ci stiamo studiando è quello di trasferire Bitcoin su indirizzi governativi, più o meno governativi, e anche al momento, praticamente questa è la problematica emersa, e naturalmente soprattutto hardware, quindi wallet hardware, trasferire il Bitcoin su wallet hardware, cifrati, e mandare separatamente password della cifratura di wallet hardware direttamente in comune per il deposito. Però non so, o meglio, sicuramente auspicato una normazione della pratica, però direi anche da riflettere su quante culture che siano trovate dinanzi a queste tipologie problematiche e come le forze politiche e le forze di polizia siano intervenute per aiutare il servizio della giudiziaria con la. Lo voglio ripetere anche a beneficio del video che stiamo registrando, ripeto un pochettino in sintesi quello che hai detto, così consentiamo anche al parterre di intervenire. Allora, collega dice, secondo l'esperienza estera studiata, una delle tecniche, specialmente per i wallet hardware, ma potrebbe valere anche per tutti gli altri, è trasferire questi soldi sul Bitcoin sotto sequestro su indirizzi più o meno governativi o creati ad hoc durante l'attività di polizia giudiziaria e poi consegnare le credenziali del nuovo indirizzo, sia ovviamente l'hardware e sia la privata, consegnarle alla procura con canali separati, in modo che il canale non, nello stesso canale non ci sia l'uno che la password privata. Questa tecnica, a vostro avviso, è una tecnica dal punto di vista giuridico oltre che tecnico, quindi mi piacerebbe non solo ascoltare l'aspetto tecnico, ma dal punto di vista giuridico, Stefano, questa roba c'ha un senso e secondo quale approccio giuridico? Poi c'è il tema che fra un mese non varranno più nulla, però questo in effetti è un altro problema allora, che affronteremo. Dico la mia cercando di non far arrabbiare l'Accademia, le procure, la PG e tutti quanti, ma il tema è affascinante, sì, lo sto ascoltando e capisco che preoccupi chi mette per primo le mani su Bitcoin o sulla prova digitale, ma io vorrei fare un discorso generale, perché altrimenti ci troviamo tutte le volte, dal 2003, dal 2000, da quando abbiamo cominciato a parlare di queste cose, e ricordo un convegno a Grosseto dove ho conosciuto Beppe Mazzarago e Gerardo Costabile dal 2002, in cui parliamo ogni volta della nuova tecnologia e spendiamo, arrampichiamo, sì, giustamente tenendo presente il problema dei wallet, dei bitcoin, ma cerchiamo di fare un discorso generale. Cos'è che alla PG, giustamente, interessa comunque portare delle prove davanti a un giudice o comunque anche trovare le prove per la difesa
perché magari ci sono prove che possono essere portate a discarico. Ma la cosa principale, giuridicamente, perché tecnicamente a me sta bene tutto, l'avvocato, e poi dirò anche per l'avvocato, l'avvocato deve concertarsi su una cosa, non sul fatto è stata messa la password, non è stata messa la password, è stato acquisito bene, è stato replicato, è stato preso lo smartphone, è stato aperto, è stato chiuso. A mio avviso le parti tutte possono trovare tutti i sistemi possibili e immaginabili, anche con Alexa domani, o con la figlia di Alexa, o la figlia della macchina che va da sola, ma concentrandosi solo su due problemi. Uno è: come garantisco alla difesa di controllare che questo che sto portando davanti al, semplifico quindi, davanti a un giudice in dibattimento o comunque all'attenzione di un procedimento o anche per archiviazione, è effettivamente quello che c'era nel momento in cui quel soggetto ha commesso quella condotta. Non mi interessa come, cioè io ascolto, ci saranno, se noi portassimo qui il migliore esperto nel mondo sui bitcoin o sulla prossima nuova tecnologia, lui ci dirà un'altra 20 teorie tutte valide. Allora noi rischiamo, se non eleviamo il discorso a dei principi generali su tutta la tecnologia IoT, intelligenza artificiale, computer fisici che ci abbiamo davanti, cloud, di rincorrere e di chiacchierare su tecniche e non su principi. Dall'altra parte, la difesa cosa deve fare? I consulenti cosa devono fare? Ieri ci sono stati dei consulenti che hanno comunque parlato, però nessuno, ci sono anche alcuni lamentati, e lo immagino, che la legge 48 non ha delle sanzioni, perché doveva avere delle sanzioni quando comunque il regime sanzionatorio dell'inutilizzabilità è tassativo. Per parlare di queste cose bisogna porsi il problema politico. Bussi tu in Parlamento a dire che da domani, se un APG o se un maresciallo, e anche in un omicidio, in traffico internazionale di droga o qualsiasi altro reato, commette un errore perché la legge è talmente tanto anche generica che poi l'errore, chi decide che è un errore il fatto di aver acceso pur non modificando, o di aver preso un file, una pennetta, di averla aperta pur non modificando quello che c'è dentro, debba essere comunque inutilizzabile? Chi lo decide? Allora, il problema anche degli avvocati e dei consulenti, che la Cassazione poco conosciuta ha bacchettato, perché poi purtroppo le persone non vogliono vedere quando volano schiaffoni e non vogliono fare, spesso lavorando con consulenti da tanti anni, privati, anche appunto difendendomi, ma spesso anche difendendo la persona offesa, me ne accorgo, si ha poca voglia di cercare, di lavorare. Cosa fanno? Loro spesso apoditticamente, le difese e i consulenti tecnici, dicono che quella cosa non si poteva fare, ma non provano, e lo dice anche la Cassazione, l'alterazione effettiva dei dati. Prova l'alterazione effettiva dei dati, se sei in grado di provare. Allora, se noi ci poniamo 2000 problemi su cambio passo, tutto quanto, e poi però rilasciamo, e parlo a PG o a qualche pubblico ministero che qualche volta è stato disattento, rilasciamo il PC per fare la tesi di laurea, tieni, guarda, oppure la pennetta, oppure il floppy disk, una volta c'era il floppy disk, o si va presso ad così infatuazioni, oppure si, e quindi poi al dibattimento dopo 3 anni il PC non c'è più, o il cellulare, come è stato ricordato ieri in alcuni processi, il cellulare non è stato posto sotto sequestro perché è stato restituito. Allora, cerchiamo di evitare di stare appresso sempre alla nuova tecnologia. Per esempio, io voglio dire oggi, visto che mi sono ripromesso di non parlare più del captatore, però lo faccio qui per dire che il prossimo articolo sul captatore dovrebbe essere: il captatore e il Trojan non esistono. Dice, è impazzito. No,
non esistono, perché oggi parlare oggi, dopo Exodus, dopo tutte queste cose che ovviamente la tecnologia ci sta mettendo di fronte, ancora di captatore non ha senso. Parliamo di ogni strumento che da oggi fino ai prossimi 50 anni, 30 anni o chissà quando ci consente di prendere da remoto dati. Quindi parliamo di tecnologie di captazione da remoto, così non sbagliamo, saranno infinite, come infiniti saranno i sistemi per prendere la blockchain, per prendere i bitcoin, per confiscarli. A me non interessa le modalità tecniche, mi interessa il principio di garanzia per la difesa, uno, di sapere che mi sono state sequestrate le cose, due, che posso controllare in qualche modo che le cose che ci avevo ieri, prima della perquisizione, ce l'ho ancora oggi e non sono state alterate. Tre, di potermi difendere davanti a un tribunale del riesame e davanti alla Corte di Cassazione. A me interessa questo, io. Poi, se voi sentiamo altri avvocati, ognuno c'ha la sua. Ma dal punto di vista anche del raffronto che io faccio con le sentenze della Cassazione, dove ci sono i giudici che cercano di elevare un discorso, il problema è, mi hai dimostrato che il file si è alterato? Che quello che tu dici è vero, oppure la CIA ci sta intercettando e quindi quello che c'è dentro può essere la qualsiasi, perché poi alla fine è una non prova, non stai provando nulla. Scusa, una domanda laterale, poiché le investigazioni così come le conosciamo dal punto di vista scientifico strutturale hanno un'età recente, poco più di 100 anni, da Alfonso Bertiglione e le impronte digitali, e il percorso che si è seguito finora assomiglia molto alla ricostruzione storica, cioè un fatto è accaduto oppure no. Però per esigenze di giustizia e in funzione dell'unitarietà dell'ordinamento, la domanda è questa: le nuove sfide che la tecnologia ci impone possono chiedere che ci siano differenti approcci punitivi, repressivi e preventivi al fatto, e quindi, per dirla citando il caso di Al Capone, finì in galera per evasione fiscale, non per omicidio. E quel caso accaduto nei primi anni del Novecento è rimasto tuttora un problema irrisolto. E lui ha posto il problema delle esigenze difensive, giusto, ma il problema della tutela della comunità e della protezione del singolo, perché ricordiamoci che il diritto penale non è il diritto della vittima, finora è sempre stato il diritto della repressione, ma la vittima non la tutela nessuno. Allora questa giustizia, di fronte a sistemi terribili come quello, può richiedere una risposta differente? Se è chiara la domanda, non so. Se è chiara la domanda. Sì, è chiara la domanda, ma siccome ci sono sistemi per tutelare le esigenze delle vittime, delle persone offese o di comunque della collettività, insieme alle esigenze della difesa, occorre fare uno sforzo per evitare che la difesa sia sempre messa al corrente, sia sempre informata e sia sempre messa in grado di verificare cosa fa l'accusa o l'APG. In tutta tranquillità. Naturalmente poi, ovviamente, quando c'è da menare schiaffoni come fa la Cassazione sugli avvocati, si dovrà menare schiaffoni anche all'APG che sbaglia. Con tutta tranquillità, perché io preferisco, cioè se siamo in una situazione nella quale dobbiamo per forza assicurare la giustizia a chi ha sbagliato, anche violando le norme, non è un bel esempio che diamo a chi viola la norma e finisce in galera e dovrebbe capire perché ci ha finito. Non lo so, io sono un po' confusa perché non ci vedo niente di diverso rispetto a prove che un tempo avevano la stessa complessità, che erano prove più fisiche e non virtuali. Nel senso che il problema rimane sempre lo stesso: quanto il giurista deve attenzionare la parte tecnica? Da una vita i colleghi miei dicono no, ma noi dobbiamo restarne lontani, noi abbiamo, lo dicevamo ieri, no, perché poi il problema è sempre lo stesso, abbiamo le nostre categorie lì dentro
macro categorie, enormi categorie, lì dentro ci dobbiamo far finire tutto ciò che di nuovo ci produce, ci porta il progresso, eccetera. Secondo me è un'impostazione sbagliata, perché la tua ovviamente è un'impostazione, la capisco, ed è giusta, cioè il discorso essere più ampio, la prospettiva essere più generale, bisogna garantire alla difesa fondamentalmente cioè di poter vedere, poter capire quindi la tracciabilità, tutta l'attività che è stata fatta, ma il poter condividere e comprendere e il poter costruire assieme protocolli tecnici, cioè chiedersi come si fa, come è meglio farlo, non è solo garanzia di un'ottima investigazione, perché l'investigazione è fatta solo se ha dei protocolli di intervento condivisi, dei protocolli di... ma il protocollo di intervento diventa lo strumento per la difesa di capire, per capire non solo della difesa ma anche di un pubblico ministero, perché non tutti sono il dottor Caiani. Tu a un pubblico ministero arrivi e molte volte non sa, ovviamente non sa di che stiamo parlando. Il protocollo, cioè la parte tecnica, diventa, se chiara, se appunto condivisa, se diventa, se precostituita e non creata al momento in base alle competenze di chi sta operando, diventa anche uno strumento di decodificazione giuridico per il giudice. Quindi spogliarsi completamente, ed è lì secondo me il grande problema, di questo interesse per la parte tecnico-investigativa, probabilmente significa continuare a demandare ad altri oppure non risolvere proprio il problema. E poi l'ultima cosa, questi processi non si giocano in dibattimento, cioè purtroppo ritengo che oggi i processi per queste cose si fanno in fase investigativa, perché è lì che loro raccolgono, quando tu trovi, come si dice, un wallet, gli cambi la cifratura, cioè tu l'hai fatto il processo, l'hai chiuso, poi discutiamo dopo sul metodo, ah sì certo, ma tu l'hai già preso tutto. E allora dopo tracciamo tutto quello che vuoi, ma secondo me ci vorrebbe anche, adesso entro troppo nel tecnico, ma una forma di anche partecipazione lì dove possibile, molte volte è impossibile, però insomma il giurista non si può spogliare completamente della questione tecnica su questo benedetto Trojan. Noi sappiamo che la sfida si giocherà sul regolamento tecnico, altro che le norme, abbiamo sbagliato secondo me sicuramente, abbiamo cercato una norma che potesse inquadrare tutto, diceva la dottoressa Nocerino, non ci siamo arrivati, un'operazione legislativa pessima, ma probabilmente dottor Caiani, io continuo a pensare che lì dove il codice non interviene non è perché non è capace, perché non vuole intervenire. Solo io e te riusciamo a capire che ci sono norme da poter integrare? No, no, ciò che il codice non dice è perché non lo vuole dire, perché vuol lasciare che gli investigatori abbiano le briglie sciolte, che da un lato è giusto perché le indagini si devono fare in segreto, perché l'attività di intelligence ti deve dare dei prodotti e deve combattere il terrorismo, tutto giusto, ma l'attività, il protocollo di intervento tecnico da me dopo la possibilità di capire, ecco perché io già giurista devo poter intervenire con questa doppia anima, non so se ho assolutamente dire. Credo che sia interessante, molto interessante, volevo andare un attimino ancora oltre il vostro discorso riportandolo sul tema del Bitcoin, perché il principio è assolutamente condivisibile, riguarda tutta la prova scientifica in generale e in particolar modo quella informatica. Però sul tema del Bitcoin io vorrei capire, diciamo veramente in modo aperto, se stiamo parlando di un sequestro di contanti o stiamo parlando di un sequestro di un conto corrente, di azioni, lo assimiliamo a qualcosa? Certo. Perché poi alla fine io sequestro 100 Bitcoin che valgono 100 milioni di euro, invento un numero ovviamente, un attimo, e fra un mese valgono 50 milioni di euro gli stessi Bitcoin. Alla fine come mi muovo su questo? Allora, anch'io ci tengo a tornare sulla materia del Bitcoin, perché condivido le cose che la professoressa ha detto, che l'avvocato Terno ha detto e che è il patrimonio anche culturale dell'associazione, però mi sono reso conto, studiando anch'io con molta fatica questa materia, che secondo me sulla materia di Bitcoin bisogna fare un passaggio ulteriore. E vi faccio un esempio, e mi devo fermare perché poi è una cosa che riguarda alcune investigazioni. Se io
ho 50.000 euro e voglio comprare dei bitcoin. Una modalità tipica milanese è di incontrare qualcuno in un hotel di regola, dove io porto 50.000 euro in contanti e questa persona mi fa il trasferimento, la conversione in bitcoin. Se questa persona mi fa vedere che ha fatto il trasferimento di bitcoin sul mio conto e io sto dando 50.000 euro e magari sorge qualche problema, perché magari l'altra persona dice: ma sono tutti veri questi 50.000 euro? Succede un parapiglia e arriva la polizia giudiziaria, chiunque essa sia, punto a capo. Se la persona dice: io ho fatto il trasferimento, guarda qua il codice alfanumerico, ti do anche la stampa e quindi quei soldi sono miei, perché il trasferimento è avvenuto, e se la polizia giudiziaria, chiunque essa sia, dice: caspita, è stato fatto il trasferimento, tieni questi 50.000 euro, c'è un problema generale, perché io, giurista, necessariamente in questa materia mi devo porre nella mia testa che stiamo parlando di una moneta elettronica, quindi questo passaggio minimo e banale me lo devo fare nella testa e devo chiedere ai miei esperti con cui lavoro cosa significa sequestrare una moneta elettronica, perché prima si è parlato di bitcoin cartaceo, ma in realtà è il wallet cartaceo su cui io posso fare confluire dei bitcoin, che fino a prova contraria, abbiamo detto, è un tipo di moneta elettronica. Se noi non facciamo questo passaggio, qualcuno, e in particolare toccato a me durante un turno, devo spiegare a quella polizia giudiziaria che la verifica del foglio di carta non si fa con gli occhi, ma si deve andare a vedere nel registro della blockchain se effettivamente quella transazione è stata fatta. Perché altrimenti questa è la truffa, e chi truffa chi, non chi è ospite di chi. Allora, questo è il panorama milanese. Ok, Milano è l'avanguardia di tutto, però a Milano sono successe queste cose, e credo 8 mesi fa. Allora, io credo che da una parte bisogna ragionare in termini elettronici, cioè bisogna capire che qui c'è una moneta elettronica, e quindi un passaggio a livello elettronico necessariamente la devo fare. Quindi io devo trovare una cassaforte elettronica, e la cassaforte elettronica da una parte me la devo portare, però dall'altra è difficile crearla in 3 minuti, trovo il bitcoin e devo anche crearmi la cassaforte elettronica. E quindi il primo problema è che se io il giorno prima ho capito che c'è la possibilità di sequestrare il bitcoin, o meglio, di trovare la chiave privata che mi consente in tempo reale di effettuare un trasferimento elettronico nella mia cassaforte elettronica, devo prima di tutto capire questa cassaforte elettronica che forma deve avere, chi la crea, come la creiamo, a nome di chi, a nome di chi. Avete capito? Perché facciamo un passettino indietro. Quando sequestriamo i contanti, dottore? Infatti, se lei sequestra 1 milione di euro in contanti di una tangente, che fa oggi? Scusi, se io poi vado sull'analogico, però. No, ma è quello. Perché noi siamo sempre, giustamente, stati abituati in questa situazione a ragionare sul livello analogico. Allora, premesso, e apro chiudo per tranquillizzare tutti, che ci sono molti stati europei, non tutti, però almeno 3 o 4 in Europa, che hanno fatto a livello nazionale delle procedure, e noi chiaramente in Italia stiamo lavorando su questo, visto che abbiamo il Napoli Group, no? Come vi dicevo. Allora, non posso citare la provenienza perché i colleghi me l'hanno dato per studiare, e io ho cercato di tradurlo quantomeno su internet, però queste procedure, mi ha fatto molto pensare questa frase, sono delle procedure che scrivono colleghi europei, che se uno desidera deviare o ritiene che qualcosa non sia chiaro,
c'è scritto questa persona deve comunicarlo in anticipo e ci deve giustificare in anticipo il motivo per cui lui ritiene di deviare da questa procedura. Per dire che molti stati si sono organizzati in maniera tale che a livello nazionale ci sia chi crea la cassaforte e, diceva Gerardo, e qui rispondo alla sua domanda, se io sequestro una somma di denaro poi la metto nel FUG, che poi me la gestisce. E quindi c'è noi che non abbiamo le buone prassi, o se ce l'abbiamo le abbiamo all'interno delle procure, ok? Non ce l'abbiamo a livello nazionale, ma magari ce l'abbiamo a livello delle procure, ci dobbiamo prima di tutto prefigurare la valigetta che non c'è più nel logo da ieri sera, cioè dobbiamo arrivare sulla scena quantomeno con la cassaforte. Ok, questa prima cosa. Seconda cosa, dobbiamo capire che una volta che abbiamo portata a casa a livello elettronico la valuta, ci abbiamo un problema poi che di oscillazione, e quindi le buone prassi dei colleghi europei dicono che è onere dell'ufficio che incamera la somma immediatamente convertirla in denaro per evitare poi questioni giuridiche affascinanti e però di difficile soluzione, di chi, se poi io devo restituire, devo restituire anche con gli interessi, con le somme maturate, con il, qui non sono neppure interessi, è il valore della moneta, che se va bene è di più. Ma mettete il caso in cui noi abbiamo sequestrato un bitcoin e il riesame ci dice che abbiamo che non c'erano i motivi di sequestrarlo, e noi restituiamo, se io sequestro 100.000 euro e il riesame mi dice di restituirli, sempre 100.000 euro li restituisco. Eventualmente l'indagato tramite il suo difensore chiederà anche gli interessi maturati sul fugo, immagino. Ma se il bitcoin ha perso valore, cioè questo ci farà anche e lo perde velocemente, cioè il punto vero è che ci sono il 20, il 30% in un giorno delle volte. Sì, però c'è anche questo fatto che se per caso il bitcoin perde valore e io ho tramutato il bitcoin in moneta reale nel giorno del sequestro e gliel'ho conservata, lui perde valore, in realtà non lo perde, perché sempre 100.000 euro avrà il bitcoin in quel momento, e quindi quasi quasi gli è convenuto che sono stati sequestrati. Sì, però come buon senso tecnologico. Però se invece il bitcoin avesse avuto un incremento e quindi e quel sequestro fosse stato ingiusto e anche il farlo diventare euro fosse stato di fatto poi collegato a questa sorta tra virgolette di ingiustizia, lui dice: caspita, per colpa del vostro sequestro ho perso il 20%. Però scusa, sono stati sequestrati. Finalmente vi vedo più attivi. Loro. Allora, non sapevo più che dire. Terry, rispondi a me. Il pubblico ministero sequestra l'automobile. Sì. Vabbè. Certo. Ci fa tutte le indagini. Vedi del che caso. Torna mai fondamentale. La semi distrugge. Sono falsi problemi. E me la restituisce dopo 8 anni. Perché ha ritenuto che servisse a fini investigativi, non serviva, ma me l'ha distrutta e me la restituisce. Beh, che faccio io? Niente. Non è successo niente. Devo ringraziare già che me ne ha dato metà di quell'automobile. Qual è la differenza? Che lì ho perso 10.000 euro lì e lì ben di più? Quindi stiamo dicendo... Bene. Come se questo... Infatti l'ho detto, i contanti, le azioni, sto cercando di stimolarvi. Quindi è un falso problema questo sequestro di bitcoin? No, non è un falso problema. Se io sequestro il bitcoin, a mio parere, e se io non lo converto immediatamente, non cristallizzo la situazione, è come se io conservassi quell'autovettura fuori in un posto dove grandina ogni minuto. Cosa che succede e nessuno lo dice niente, professoressa. Però qua si sta invertendo, qua mi sembri tu il PM e lui l'avvocato. No, cioè, è tipico. Nel senso, io, ma, no, io ma non è che quest'aula abbia mescolato. Sapete qual è la differenza? Sapete qual è la differenza? Cerco di dare la mia interpretazione, la mia spiegazione della differenza. È che tutti noi, lato difesa, ma lato accusa e lato PG, siamo preoccupati del nuovo, cioè siamo preoccupati del fatto che il bitcoin è una cosa nuova. Sappiamo già perfettamente che non possiamo preoccuparci più di tanto dell'autovettura, però possiamo rifarci all'esperienza autovettura, ma l'esperienza molto più simile a bitcoin è l'oro,
che ha comunque fluttuazioni. Adesso lasciando perdere le azioni, perché non ricordo, non so se si possono sequestrare o che cosa succede in caso di sequestro di azioni, ma l'oro, la stessa cosa. Allora io comprendo il problema tecnico, però lo risolverei in maniera molto semplice, ponendomi anche il problema contrario, e cioè che ci possono essere anche ipotesi contrarie, che quelli bitcoin un minuto dopo il sequestro potevano avere una flessione, in realtà sequestrati e tramutati in 100.000 euro non avranno flessione. Quindi quello mi interessa poi fino a un certo punto. È chiaro che devi arrivare con la cassaforte, devi comunque arrivare sui con contanti, una... volevo aggiungere un bit, sui contanti di solito si fa il versamento sul libretto postale in fruttifero dentro l'ufficio postale che è all'interno delle varie procure, cioè la procedura prevede che c'è l'obbligo di non è più in fruttifero? Vabbè, sono rimasto per evitare il problema adesso. Ah, bene. All'estero chiedeva la professoressa, cioè... quindi a questo punto non è un problema se questo bitcoin, però vorrei capire, secondo il dottore a livello internazionale una strada è farlo diventare moneta legale dello Stato, l'euro. È un'ipotesi. Metterlo in una cassaforte elettronica. Sì, ho saltato un passaggio. Assicurarsi che siamo noi gli unici a disposizione della cassaforte elettronica e abbiamo la chiave privata. Il nostro indagato avrà sempre la chiave pubblica, chiaro, però vedrà che il suo wallet è svuotato. Fatto questo, e già abbiamo fatto un salto, possiamo discutere ore e non ho la soluzione. Che tipo di cassaforte elettronica deve essere? Allora qua si dice, mettiamo un wallet software o comunque online, però qualcuno dice, però attenzione, magari c'è l'hacker amico dell'indagato che cracca, allora qualcuno dice, allora ritorniamo al wallet cartaceo, che quello lo metto anche nel fascicolo del pubblico ministero, siamo tutti contenti, però attenzione che se poi c'è l'incendio nella cancelleria abbiamo perso tutti i soldi, di chi è la responsabilità? Possiamo anche discutere di questo, però il workflow secondo me l'abbiamo fatto corretto. Quindi ci sono due passaggi, riassumendo. Devo spostare i soldi dal wallet, dall'indirizzo, in effetti Bitcoin, dell'indagato e spostarli su un altro wallet che può essere creato col sequestro, chiaramente. Sequestro e poi sequestro nuovamente. No, poi dopo vediamo come ha proceduto la Procura di Roma, ma poi a questo punto possiamo decidere se mantenerlo nell'indirizzo creato ad hoc in Bitcoin o con i rischi che ci stiamo dicendo, oppure tramutarli in euro con altri rischi o altri vantaggi, dipende dai punti di vista. Queste sono le strade. Siamo d'accordo almeno su questo? Ma il procuratore capo ti potrebbe anche dire, perché tramutandoli in euro mi hai fatto spendere di più rispetto, perché il bitcoin poi, che ne so, scende del 50%? Cioè io potrei anche avere un procuratore che mi dice, cioè ci ho rimesso. Qualcuno mi chiederà il conto delle spese. Dipende qual è il profilo di rischio. Ieri nel convegno, ieri sulla macchina c'era la manopola del rischio, no? Probabilmente c'è la manopola del rischio pure sul sequestro, cioè chi può rischiare in una moneta più volatile, com'è il Bitcoin, è come se io sequestrassi in una moneta, non so, del Sudafrica e la lascio in quella moneta, che c'è una fluttuazione perché è instabile la moneta, anche fisica, rispetto all'euro. Questo è il punto. Certo, non c'è dubbio, che la tramutare in euro e quindi cristallizzare la somma senza lasciarla a fluttuazioni garantisce anche da un'altra cosa, che sono i ritardi del dissequestro. E cioè il Tribunale dell'esame o il PM decide di dissequestrare, ma prima che il soggetto riceve la somma passa del tempo e quindi il dissequestro non è 100 ma magari diventa 90. E allora questo problema, visto che il sequestro non è contestuale nel momento in cui c'è la firma del dissequestro o la chiusura, il deposito della sentenza, quindi questo potrebbe anche evitare che la fluttuazione sia a danno dell'indagato. Dottore, ma nel caso mi dovessi sequestrare il mio wallet di Bitcoin, ma io non mi ricordassi più la password, lei che cosa sequestra? Quindi a questo punto, per ripetere la domanda,
Il caso in cui invece io ho l'indirizzo pubblico, ma non ho la possibilità di svuotare il Bitcoin perché non ho la privata, la chiave che mi consente di accedere, cosa farò? Potrò anche far credere ai giornalisti nella conferenza stampa che abbiamo sequestrato delle cose, ma in realtà il sequestro della moneta elettronica non siamo riusciti a farlo, anche se l'abbiamo messo sul verbale di sequestro, non è il caso di quello che voglio leggere oggi, perché secondo me è stato fatto a regola d'arte. La Procura di Roma nel 2015, non so come abbia poi gestito il problema della conversione immediata, però se io chiaramente non ho la chiave privata, posso anche dire di aver sequestrato il wallet, ma alla fine è come se sequestrassi un portafoglio e lo dimenticassi a casa dell'indagato. Perché è svuotabile, chiaramente. Perché poi con le password... Dottore, vuole, visto che l'orario è un po' oltre, vuole leggere sì. come l'unico caso che abbiamo, ovviamente. Quello che abbiamo recuperato del 2015, leggo i passaggi fondamentali, perché poi alla fine uno si dice, caspita, ma qua chissà, anch'io ho detto ai colleghi sergenti Albamonte, mandatelo, vediamo un po', chissà quanto hanno scritto, di una semplicità e di una logicità impressionante, ma nel senso di dire che poi alla fine abbiamo capito questo e siamo tutti tranquilli. Allora, un reato, nel 2015 si procedeva per gli articoli 600 ter e 600 quater, un'indagine che leggo tra le righe, poi aveva anche l'assistenza di Europol, che poi vi dirò ha fatto delle linee guida per gli investigatori, il documento del 2017, che è riservato alle forze di polizia, in inglese leggetelo perché è da lì che si parte, è da lì che sono partito anch'io. Iniziano le operazioni, terminavano le operazioni di perquisizione domiciliare, gli operanti procedevano alla perquisizione informatica, nel corso della perquisizione informatica si rinvenivano numerose wallet Bitcoin, portafogli virtuali per la criptomoneta Bitcoin, in particolare 12 wallet contenenti un totale di 26 Bitcoin, posti sotto sequestro tramite il trasferimento di un wallet creato all'uopo dalla PG operante e con la stringa alfanumerica. Si procedeva, e qua un passaggio in più, mediante cambio password al sequestro dell'utente XYZ per l'accesso al sito Bitstamp, che era stato utilizzato per convertire i Bitcoin, per il trasferimento dei Bitcoin in provenienza illecita. Nel corso della perquisizione informatica si procedeva all'estrazione, sempre in modalità forense, dei dati necessari al proseguo dell'indagine da parte dell'ufficio investigativo di Europol. Si chiudevano le perquisizioni di perquisizione, tutto il materiale rinvenuto risultava pertinente e inerente alle indagini e alle successive ore bla 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 veniva posto sotto sequestro. Dottore, scusi, ma non ho letto, non ho compreso se in qualche parte c'è scritto anche quanti erano i Bitcoin. Sì, 26. 26. Verbale di perquisizione locale e contestuale sequestro con allegazione della notazione di polizia giudiziaria che comunque consta di 3 pagine e relativi screenshot in cui si dà atto che si procedeva all'individuazione del wallet, si creava attraverso blockchain.info avente indirizzo il wallet sul quale sono stati riversati mediante il software, cioè si faceva lo screenshot e si dava atto che il trasferimento aveva successo e le cautele poste, si allegava questo verbale di annotazione di 2 pagine e questo è stato fatto. Quindi non è stato convertito in euro? Non lo so cosa lo poi sia stato... Attualmente adesso sarebbe circa 200.000 euro. 200.000 euro attualmente, all'epoca probabilmente, andrebbe visto all'epoca e fatto un raffronto... Se l'hanno tenuto in Bitcoin, se è andata meglio o peggio, potevano pagare le spese processuali. Che decreto di sequestro è? Probatorio, ovviamente. Di sequestro probatorio. Fatto dal PM. Cioè, verbale di allora, io immagino che ci sia un provvedimento di perquisizione locale contestuale sequestro, questo è un verbale di perquisizione locale contestuale sequestro, perché all'esito della perquisizione non ho il provvedimento. Ho capito se non è stato convalidato o meno. No, non è un 354. Perché potrebbe essere io immagino, perché la professionalità dei colleghi è risaputa, che nel provvedimento di perquisizione e ispezione si dia anche il motivo per andare a ricercare i wallet Bitcoin che sono stati utilizzati per commettere il reato, cioè immagino scambio di immagini pedopornografiche su rete protette, quindi tramite pagamento, e quindi è chiaro che c'è tutto l'armamentario.
Quindi, come io dico che alla fine devo cercare anche i soldi perché hanno una inerenza con il reato di cui io sto facendo l'indagine, la stessa cosa c'è nel provvedimento di perquisizione e ispezione con contestuale sequestro e la polizia giudiziaria da esecuzione. Bene, io credo che è stato molto interessante anche oggi. Volevo chiedere alla professoressa Curtotti se voleva concludere con una sorta di bilancio di queste due giornate che abbiamo fatto qui con voi e poi termino io con una piccola cosa che ho ritrovato, che ricordavo di aver scritto tanto tempo fa e ve la volevo condividere. Allora, ovviamente l'ho detto in tutti questi interventi di questi due giorni, quanto è stato importante la vostra presenza qui, la condivisione di quello che pensiamo, la costruzione, utile poi a una costruzione di cose future e credo anche abbastanza immediate. Invece devo ammettere che mi dispiace molto l'assenza di tanti attori e questo denota che il vero problema è l'insensibilità ancora degli attori di questo tipo di procedimenti, questo tipo di indagini, di processi, perché a fronte di un parterre così, di temi così attuali, io avrei voluto vedere qui forze dell'ordine, procura e magistrati. Allora mi chiedo, noi possiamo costruire, scrivere, fare, ma poi come veniamo, no? Cioè come nella quotidianità di tutti i giorni, nelle aule di giustizia di tribunali non come quello di Milano, poi le cose si traducono e quindi noi dobbiamo fare il nostro. Ci vorrebbe probabilmente una maggior sensibilità da parte di tutti e questa sensibilità, e ti lascio il microfono, arriverà quando il problema sarà grosso, ancora una volta, saremo in ritardo, ci saremo già schiantati con la Ferrari contro il muro. Grazie a tutti sempre. Grazie, grazie mille, io ti ringrazio. Ti ringrazio per l'ospitalità, siamo stati molto bene, abbiamo avuto il nostro evento davvero mixando gli ingredienti che di solito vogliamo mixare, al quale si aggiunge anche, diciamo, un'amicizia che si sta ancora di più consolidando, un rapporto umano che va oltre poi le competenze, le conoscenze e le abilità di tipo tecnico o meno tecnico. Quindi siamo stati bene, vi ringraziamo e ringraziamo in effetti l'università e sono molto d'accordo sul fatto che poi alla fine purtroppo la materia è vista ancora come una materia tra addetti ai lavori, facciamo parlare loro tra di loro e questo è sicuramente un aspetto che non è positivo, però poi col tempo probabilmente quando ci sarà qualche problema ci chiameranno, ecco, glielo diremo. Vi lascio con qualche riga con la quale volevo terminare questi due giorni, sono veramente poche righe che avevo scritto in un articolo che trovate su varie riviste, su alcune riviste scientifiche di qualche anno fa, del 2010, sono delle righe che avevo scritto io e che mi sono venute in mente con gli interventi sia di Stefano che della professoressa Curtotti e vi lascio con questo. Sul piano storico, il codice per lo regno delle due Sicilie, parte quarta, 1819, si leggeva: quando manchi il cadavere, si verificherà la esistenza precedente della persona uccisa. Si designerà il tempo da che non se ne sia più avuta notizia, vario mesi, e generalmente si procurerà di raccogliere tutte quelle prove che suppliscano al difetto dell'ingenere. Tale approccio nel tempo ha poi portato ad una maggiore atipicità delle fonti di prova. Cioè io scrivevo nel 2010 riprendendo il codice del regno delle due Sicilie che era molto puntuale nel protocollo, addirittura diceva cosa bisognava fare, questo poi è sparito ed è stato reso un po' meno tassativo. Il 220 del codice procedurale penale poi richiama l'esperto, lo scienziato, la prova scientifica poi è il protocollo degli addetti ai lavori ed è l'esperto della scienza e della tecnica che deve trovare lo strumento giusto, entrare in un discorso di protocollo e poi andare a lavorare su queste tecniche per poi andare sui principi generali. Noi abbiamo tentato in questi due giorni, in effetti, di fare questo. Non esiste la regola precisa per fare il Bitcoin e oggi vi volevamo dimostrare che non sempre c'è un accordo, ma in modo sano, non in un modo
come può avvenire in un'aula di giustizia dove chiaramente ci sono degli interessi diversi in gioco. Qui è un agorà scientifico e quindi io poi gioco sul tema dell'inversione dei ruoli, ma è anche bello questo in questi contesti. Quindi io condivido e noi condividiamo molto che dobbiamo da un lato mantenere dei principi saldi sui quali poi si basano le nostre norme, vedere come nella storia sono cambiate le norme, queste modalità molto puntuali hanno lasciato invece uno spazio alla prova scientifica prodotta da persone che col tempo adeguano i protocolli, perché la norma va più lenta, il codice di procedura penale va più lento di quello che è la tecnica, quindi non possiamo trovare nelle norme tutte le risposte. Quando i tecnici, gli informatici, gli ingegneri della nostra associazione cercano sempre la norma che gli dica qualcosa, perché fa parte della mentalità del tecnico avere una norma di riferimento alla quale aderire, ma non può esserci questa risposta. La risposta sta nella scienza e nella tecnica, che non può viaggiare in questa materia distante dalla parte giuridica, e queste due giornate sono l'ennesimo esempio che noi vogliamo far parlare queste culture e mescolarle in un'ottica sana di contributo reciproco per poi quello che ci interessa principalmente, che è la giustizia, che è una parola della quale poi ci riempiamo spesso la bocca, ma abbiamo poi praticamente poco, cioè scappiamo, diciamo così, da certi principi che poi in effetti sono principi importanti. Io vi ringrazio, oggi è sabato e siete qui, vi ringrazio, ringrazio tutte le persone che sono venute da tutte le parti d'Italia, da Milano e da altre città, vi ringrazio e ci sarà una prossima occasione per rivederci tutti insieme. Grazie.